Ciao a tutti, oggi mi voglio rivolgere alle persone che ogni mattina escono di casa indossando un sorriso finto, forse per evitare domande o forse per ingannare la quotidianità triste in cui si vive. Ma un giorno questo sorriso vi peserà e non ne potrete più di indossare maschere, quindi cerchiamo di vivere il presente al massimo e fecondiamo le cose realmente importanti, non quelle artificiali. Un abbraccio, Victoria. Un saluto a tutti da Federico e ricordatevi sempre di non farvi giudicare e di essere sempre voi stessi, che questa è una cosa molto importante a mio parere. Buonasera, buonasera a tutti dal vostro professore di vita Enrico Capaci. Benvenuti in una nuova lezione di vita. Allora, questo video non sarà lungo, sarà breve, ma molto intenso, quindi guardatevelo tutto fino all'ultimo secondo. Vi chiedo questo favore, per una volta, guardatelo tutto fino all'ultimo secondo, perché sarà breve ma intenso. Allora, spesso, ditemi se avete mai sentito dire una frase del genere, spesso qualcuno afferma: beh, ma lasciamo che le cose vadano come devono andare. Alla fine le cose vanno come vanno, ma poi ci pensa la natura, la selezione naturale, e vanno avanti i migliori. Cioè, associare la selezione naturale, quindi il discorso dell'evoluzione darwiniana, al discorso vanno avanti i migliori. Perché appunto c'è una selezione, vanno avanti i migliori, quelli che meritano. Ma è veramente così? È veramente così? Assolutamente no. Perché? Perché evoluzione darwiniana, che esiste, l'evoluzione darwiniana è un fatto, è una realtà, non vuol dire miglioramento. Siccome nel gergo popolare evolversi vuol dire migliorare, ci si confonde, ma in termini darwiniani, in termini biologici, non è la stessa cosa. Noi siamo abituati a dire mi evolgo, nel senso miglioro, ma in natura non è così. Evoluzione darwiniana vuol dire adattamento, non miglioramento. Quindi vanno avanti, procreano e portano avanti i loro geni quelli che si adattano a quell'ambiente lì, quindi più adatte a sopravvivere in quel contesto. Vuol dire adattamento a quella società, a quel tipo di ambiente, non vuol dire miglioramento. Ci può essere magari qualcuno che si adatta, ma semplicemente perché si adatta, non perché è migliore. Migliore in cosa? Per farvi capire ancora meglio il discorso, andiamo indietro nel tempo. Gli uomini primitivi, generici uomini primitivi, chi erano quelli che più si adattavano? Quale poteva essere un'arma molto importante all'epoca? Per esempio, la forza fisica, c'era proprio la legge della giungla, in senso stretto. Poteva arrivare un pericolo e tu dovevi avere i muscoloni per proteggere te, la tua compagna, la prole. E quella quindi, se tu avevi la forza fisica, eri molto ambito, perché era molto importante, perché così si riusciva a sopravvivere. Se eri deboluccio, magro, soccombevi presto, morivi presto e quindi magari eri poco ambito. Quella era l'arma evolutiva. Ma già all'epoca ciò significava che andavano avanti i migliori? No, andavano avanti i più forti fisicamente. Erano migliori in tutto? No, magari già all'epoca c'era qualche essere umano che iniziava a distaccarsi un pochettino più dalla bestia, iniziava a capire: ma io non voglio fare del male agli altri. E quindi magari anche se aveva i muscoli o non li aveva, non importa, non voleva picchiare gli altri. Magari sviluppava altre capacità, l'empatia, la bontà. Però moriva, in quella giungla lì moriva. Moriva il peggiore, andava avanti il migliore? No, semplicemente andava avanti quello che si adattava a quel contesto lì. Quindi già all'epoca non andavano avanti i migliori, andavano avanti più forti fisicamente. Adesso, com'è la situazione? L'arma più importante è ancora la forza fisica, i muscoloni? Vanno avanti quelli che hanno i muscoloni perché altrimenti si muore? No, no, anzi, se esageri con l'aggressività e se esageri con i muscoli ti arrestano pure. Quindi non è più. Qual è ora l'arma più importante per magari riuscire ad andare avanti con la società ed essere quindi ambito dagli altri, magari dalle donne? L'arma che ha sostituito il muscolo è il denaro. Se hai i soldi, se hai tanti soldi, hai più possibilità di sopravvivere, di andare avanti, di poter mantenere dei figli, una moglie, così via, no? Quindi è il soldo. E anche il soldo, però, il denaro, l'essere ricchi, non descrive le persone migliori. Perché una persona con più soldi ha più possibilità di mantenere figli, sì o no? Magari una moglie, 50 figli, teoricamente uno ricco può anche garantire la sopravvivenza a 100 figli. Lui stesso ha i figli, ma vuol dire che è migliore? No, vuol dire che è adatto a far sopravvivere 100 figli. Poi può essere stupido, può essere poco intelligente, può essere cattivo, può essere pessimo sotto ogni punto di vista, però se hai i soldi è adatto in questa società a sopravvivere. Tra l'altro può essere anche molto debole fisicamente. E questo è il paradosso, che oggigiorno, se uno è ricco, può anche essere non solo senza muscoli, ma può essere anche disabile, storpio, può essere anche sordo, può anche non poter camminare su una sedia a rotelle. Quindi, oggigiorno, e questo che volevo dire nel video di oggi, non solo non vanno avanti i migliori,
che migliori non lo vedo in queste cose, ma addirittura non vanno avanti nemmeno quelli che geneticamente hanno delle caratteristiche fisiche forti, quindi vanno avanti anche dei geni magari che determinano un essere umano con delle malattie, con delle deformità. Non so se è chiaro il concetto, cioè se, oggigiorno se tu magari sei miliardario o milionario, ma anche se hai 10.000 euro al mese, non c'è bisogno di essere dei Berlusconi, e sei bruttissimo, orribile, ma proprio deforme, non cammini, però c'hai i soldi, comunque sarai ambito, perché i soldi attirano. Addirittura oggigiorno se sei brutto, deforme, debolissimo, ma ricco, sei più ambito di uno bello e muscoloso. Se uno è bello e muscoloso ma povero, ha meno possibilità di partner, eccetera, ha meno persone che si avvicinano rispetto ad uno brutto che non cammina. Qualcuno potrebbe dire, beh, ma scusa, da un lato meglio che ha più possibilità oggigiorno uno che è bruttissimo, magari è deforme, è disabile. Cos'è, non sei contento che ha possibilità? Sì, ma non è che ha più possibilità perché si guarda il suo carattere, la sua bontà, la sua sensibilità, non è che perché si guarda, si guarda se hai soldi, perché se è storpio, se è debole, se non sei adulterio, ma non c'è un soldo, non se lo considera nessuno lo stesso. Quindi io in questo video volevo farvi riflettere su questa cosa. Né prima né adesso quelli più adatti alla sopravvivenza erano e sono i migliori, non lo sono mai stati e non lo sono neanche adesso. Ma oggi, siccome il denaro ha sostituito il muscolo, vanno avanti persino dei geni, e quindi siccome questi magari fanno figli continuano ad essere dei geni, non certo sotto nessun punto di vista i migliori geni, come qualcuno a volte si fa sempre l'associazione, il leone, la leonessa si accoppia col leone più forte perché così porta avanti geni più forti, bla bla bla. Oggigiorno non è più così, neanche in quel senso, ok? Quindi vi volevo fare riflettere su questa cosa e ditemi se condividete oppure no, se volete aggiungere qualcosa, se non siete d'accordo fatemelo sapere. Questo era un video che ci tenevo a fare perché è importante capire, no? Questa idea che adattarsi significa essere migliore, cioè essere molto capace a sopravvivere significa essere migliore, ma non è proprio per niente così. Anzi, vi dirò di più, e questa sarà la conclusione del video, forse a volte le persone più intelligenti, quindi più capaci di pensare, più capaci anche di sentire, quindi sia intelligenti che umane, forse sono anche le meno adatte a vivere in questa società, in una società di caproni, di mezze bestie, mezzi uomini economicus, questi abomini, no? Che hanno un po' di bestia, il peggio della bestia e il peggio dell'essere umano. Vivere tra questi, cioè avere cervello, pensare e sentire, è molto difficile riuscire a sopravvivere in una società del genere. Ti senti un alieno. Questo non significa che sei che loro sono i migliori e tu no. Loro, ma chi magari è simile a loro, pensa poco, sente poco, magari si adatta più facilmente e quindi ha più possibilità di andare avanti, di sopravvivere. Ma non significa essere migliore, essere più capace di sopravvivere. Anzi, oggigiorno forse diventare il contrario. Per mia esperienza, tante persone tra, mettiamo che ci sono 100 persone che fanno un po' fatica a sopravvivere, avrebbero poche possibilità a mantenere dei figli, eccetera. Tra queste, 70 su 100 sono le persone migliori che io abbia mai conosciuto. Poi cioè, ci sono tra questi anche un 30%, ovviamente, di persone in ogni caso con poche qualità. Perché non è che, per esempio, non è che il mio canale, tutti quelli che seguono i miei discorsi, sono persone intelligenti e pensanti. No, un 70% sì. Ma un 30 magari vengono attirati perché si fanno i viaggi, credono di vedere in me un qualcosa di simile a loro e magari non c'entro niente. Però la cosa bella di questo canale, sapete qual è? Che col tempo è stato un processo in questo caso di selezione youtubica. Ovvero, quelli che all'inizio mi seguivano fraintendendomi se ne sono andati via. E sono quelli che poi mi hanno iniziato a dire incoerente, non sei più come prima, perché non avevo capito prima. Molto spesso negli anni quelli che mi hanno detto sei cambiato, in realtà è che loro mi avevano visto in un modo che non ero io. In realtà io sono rimasto uguale a prima, ero loro che avevano capito male. Mi riferisco all'inizio quando facevo dei video come viva la figa, no, viva la sega, oppure da un anno che non faccio sesso per mia scelta, avevo attirato dei maschilisti che se l'avevano con le donne e pensavano che io ero come loro, o che disprezzassi l'essere femminile. Quando hanno visto che non lo disprezzassi è incoerente, in realtà non avevano capito che il senso del mio video era un altro, non sminuire la donna, non dire che la masturbazione è meglio di una donna, ma tutt'altro. Col tempo chi mi ha continuato a seguire ha capito, quindi stanno veramente rimanendo i migliori su questo canale.
la feccia se ne va via subito, ma anche quelli che apparentemente sembrano simili a te condividere, ma in realtà non hanno capito niente, se ne sono andati quasi tutti. Quindi questo canale veramente sta migliorando sempre di più anche per quanto riguarda i commentatori. E se vuoi migliorare ancora di più, diventa un eroe, diventa un'eroina aderendo al mio Patreon. Ti assicuro che questo mio canale merita. Qua nelle schede sotto in descrizione, aderisci al mio Patreon, contribuisci, tra l'altro l'ho detto poche volte, magari il prossimo mese lo dirò, puoi contribuire anche con un euro, se vai in Becoma Patreon puoi cliccare sulla voce dove c'è scritto un euro e puoi donare anche un euro, non è obbligatorio fare 2, 5, 10, va bene, io vi saluto, un abbraccio, fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, a presto, ciao.